Come in un abisso è la 31esima storia tratta dal libro Fibromialgia, storie di vite segnate. È la storia di Valeria, colpita a settembre di 2 anni fa, quando la bestiaccia, così la chiama lei, le viene a fare visita per la prima volta. Quando l'assalì lo fece ferocemente e Valeria sentì dolori mai sentiti prima, come tanti aghi che le perforavano tutto il corpo. Sentiva anche un fortissimo formicolio, come se colonie di formiche le camminavano addosso. Si era irrigidita completamente, non riusciva a muovere nulla se non gli occhi, l'unica parte del corpo che non le faceva male. L'attacco durò un giorno e presto si tranquillizzò perché pensava che si trattasse soltanto di un episodio sporadico. Ma un mese esatto, ecco che ritornò. La bestiaccia ritornò a riattaccarla. E così a fasi alterne, almeno per 2 anni. Adesso sono inseparabili, una coppia fissa. Ma Valeria non piace per niente, la odia. Sì, la odia con tutta se stessa, perché purtroppo una volta che cattura non lascia più. Cercando di capire e conoscerla, Maria arriva a una sola parola: fibromialgia. Sperava fino all'ultimo che non fosse lei, perché sarebbe stata segnata a vita e costretta a convivere con qualcosa che le avrebbe imposto dei limiti a tutto. Lei che invece amava darsi da fare e muoversi. Per fortuna il suo medico la comprendeva, ma il vedersi così limitata le dava una sensazione di ansia e paura. Valeria piangeva, vedeva solo immagini negative. Lei sempre in casa, in letto, senza lavoro, senza un figlio. Come avrebbe mai potuto accudire un figlio? La conferma che era fibromialgia gliela diede un reumatologo. Le cadde il mondo addosso. E mille domande iniziarono a venirle in mente sul suo futuro, ma anche sulla sua vita insieme al suo compagno, che assolutamente avrebbe voluto diventasse il suo badante. Avrebbe voluto una vita di coppia, normale, e i sensi di colpa, seppur lui è un angelo, la divorano. Valeria sa che comunque è fortunata, perché avere accanto una persona che la comprenda è la cosa più importante. Piano piano, tra farmaco, diete, riesce a stare un po' meglio, anche se deve stare attenta a non affaticarsi troppo. Giorni no, giorni sì. Bisogna accettare questo mostro, che purtroppo non la lascerà mai. Ma Valeria non vuole dargliela vinta, vuole vincere lei. La forza di volontà e la positività di sicuro aiutano molto a raggiungere questo obiettivo. Valeria spera che questa malattia rompa definitivamente il muro dell'omertà che ha intorno e che venga riconosciuta come invalidante dal Servizio Sanitario Nazionale e che si scopri un giorno la cura e magari anche come prevenirla. Valeria ci spera, è positiva, spera sempre di andare meglio e magari anche un giorno di guarire del tutto. Nel prossimo video vi racconterò la storia di Francesca, dal titolo La signora fibromialgia.